Allora, abbiamo rimesso in moto la moto con l'idrogeno. Adesso è il tempo di capire se sta producendo, perché qua non mette in funzione solo il suo tempo, eh? Vedi che ecco qua, comincia a partire, guarda. Quello è l'idrogeno, quelle bolle blu 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 blu, vedete? Quello è l'idrogeno. Perciò lui è ripartita dopo, adesso giustamente deve azionarsi, mettersi in moto, vedi che fa quelle bollicine biancoline lì sotto, finché non entra in circolo bene, ci farà qualche chilometro, ecco lì si vede che proprio fa vedere, ecco fra un po' riparte, attenzione, vedete le bollicine, quelle sempre dopo, ecco parte di là, guarda, eccolo, 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 quello lì idrogeno, ragazzi, c'è una bella produzione qui, questa è una DS2000, quella con la modifica che ho fatto delle due vasche, l'acqua va depositata fino a quel punto e questa c'ha 4 contatti, non so perché l'altra ne aveva 2, 3 e questa ne ha 4, comunque vabbè. Ecco, l'acqua è diventata già, ecco, comincia in tutti i casi, eccola, adesso lei poi condurrà, naturalmente poi il motore è minimo in questo momento, Adesso naturalmente la moto deve riadeguarsi all'arrivo perché è stata ferma tutta quest'inverno. Eccola, eccola lì, eccola qua. E allora adesso, ecco, questo è il solito fischio che a me serve per capire che la moto è in moto. Le luci sono accese, la ventola sta andando, si vede, questo qui è la siringa per pulirla, è a posto, tutto ok. Questo ho fatto la modifica lì, si vede, no? Ok, bene, è tutto, ciao ciao.